Buonasera, siamo qui allo sportello contro lo sfruttamento di Catania, Cicchio Pantesci. Stiamo facendo questo video per informare del fatto che dopo mesi passati a verificare il funzionamento degli ispettorati sul lavoro siciliani, in particolare quelli di Catania, ci siamo resi conto dell'assurda lentezza con cui le pratiche che riguardano le assenze per il lavoro in nero, in generale tutte quelle questioni legate all'ispettorato del lavoro, non permette di fatto la tutela dei lavoratori. Le faccende giudiziarie che in questi giorni hanno coinvolto da una parte l'ispettorato del lavoro e dall'altra la politica cittadina in maniera trasversale e la classe imprenditoriale non sono che la punta dell'iceberg di un sistema corrotto e marcio fin dalle sue radici e che non permette assolutamente la tutela dei lavoratori. Noi, da parte nostra, come Sportello contro lo sfruttamento, crediamo invece che la tutela dei lavoratori debba essere al primo posto, debba essere garantita ed efficiente. Tra l'altro la Sicilia è l'unica regione assieme alla Valle d'Aosta che ha pieno controllo sulla propria rete di distretti territoriali del lavoro. Eppure, nonostante questo, la piaga del lavoro nero colpisce la Sicilia più di tantissime altre parti d'Italia. Tra l'altro, a fronte di un debito pubblico clamorosamente alto, cioè parliamo di 8 miliardi di debito pubblico, poco o niente è stato investito dalla nostra regione nella tutela del lavoro. Eppure basterebbero poche semplici innovazioni per rendere questo sistema efficiente, in grado di rendere effettivamente applicabili quelle che sono le norme di una legislazione tra le più avanzate d'Europa. In particolare crediamo che sia necessaria una completa digitalizzazione del sistema dell'ispettorato del lavoro, un sistema che deve essere controllabile, quindi perfettamente trasparente, quindi le sue procedure devono essere verificabili da parte di qualsiasi cittadino e lavoratore, e crediamo che per farlo basti poco. Per questo chiediamo che venga immediatamente fatto, perché non ci fidiamo più e vogliamo avere noi la possibilità di controllare che i nostri diritti vengano effettivamente rispettati. Invitiamo dunque tutti gli sportelli che si occupano di sfruttamento in Sicilia a rilanciare e far firmare la petizione. Difatti da noi sarà possibile farlo ogni mercoledì dalle 19 alle 21 presso lo sportello contro lo sfruttamento del CPO Colapesce. In più, nei prossimi giorni lanceremo ulteriori date dove poter appunto firmare questa petizione.